di nuovo in studio cremaschi ricostruire una fiducia ma anche la fiducia voglio dire in, in, un, in un mondo in cui la scienza è, è un elemento esatto cioè poi c'è tutto il discorso sull'uno vale uno se cominciamo a dire che un medico vale no, non lo so una, che ne so un insegnante di educazione no educazione fisica qualcosa fanno di, che ne so, di storia antica Forse non, non ci siamo, cosa dice, no, dice Kremaski intanto? Poi lei mi sta fissando... Cremaschi no, dice che il medico vale per le sue competenze, l'insegnante sì. di storia, sì. con l'educazione fisica, e esatto. tutti quanti valgono per le competenze che hanno. Allora, eh, è vero che appunto il passaggio al pensiero mitico invece che al pensiero razionale è un regresso dell'umanità, no? Il bambino quando cresce parte col pensiero mitico, pensa che il sole sia dotato di una volontà propria per sorgere al mattino e per tramontare la sera e parla col sole e gli chiede di tramontare o di sorgere. Va benissimo quando uno è un bambino, poi man mano che si cresce si passa a pensiero deduttivo, si considerano le cause e gli effetti e si cerca di avere una, un pensiero un po' più razionale. Questo non vuol dire che solo la razionalità esista, è chiaro che le emozioni ci sono e sono importanti per tutti noi, però un conto è aver avuto nella propria esperienza o nel racconto di qualcun altro l'esperienza di qualcuno che ha avuto un effetto collaterale dal vaccino. Altro conto è sapere che le encefalite da morbillo ce l'hanno, adesso non dico i numeri perché poi li sbaglio, in, no, mentre le encefalite da vaccino ce l'hanno molti, ma molti, ma molti meno bambini. Forse Bini. uno su un milione. Ecco. Allora, che ogni azione che noi facciamo su un corpo umano possa avere degli effetti benefici e anche degli effetti collaterali è scontato e lo sappiamo tutti. Nel momento in cui io mi muovo, esco di casa e cammino per strada, può capitare che io inciampi e che mi rompa una gamba. Posso anche decidere che starò sempre ferma chiusa in casa per non rompere una gamba inciampando, poi magari mi cade la tegola sulla testa anche mentre sono a casa. No? Per cui è chiaro che qualunque cosa io faccia può avere anche degli effetti o degli svantaggi o delle, delle cose che non mi piacciono, ma non far niente non è sicuramente un bene. Nelle nostre classi della scuola elementare, di quelle della mia età che siamo piuttosto vecchietti, c'erano uno o due bambini con gli esiti della poliomielite e noi siamo cresciuti sapendo che se non si fa la vaccinazione antipolio... Quello che succede è che hai una gamba più corta, che farai molta più fatica, eccetera. Le nuove generazioni questa esperienza non l'hanno avuta e quindi emotivamente sono molto meno attente a questi aspetti e sono molto più vulnerabili sul fatto del pensare ma qui dietro c'è qualcuno che ci vuole vendere un farmaco in più. Forse bisogna tornare a un buon senso di base. Va bene, io torno invece sul discorso più generale. Lascio un attimo decantare il discorso Vax, No Vax, Perfetto. perché forse. E, um, ho, ho chiamato Paolo Attivissimo, che è um, probabilmente il punto di riferimento, un'autorità nel debunking, che è appunto demistificazione, nella lotta alle bufale, eccetera, eccetera. Poi ha scritto una marea di libri, è sempre sul pezzo. Eh, a confutato le tesi complottiste sull'11 settembre e sulle scie chimiche eccetera eccetera insomma un'autorità ha fatto un libro che si chiama chiappa virus anche perché si occupa di sicurezza digitale sta a lugano gli ho fatto alcune domande credo sia sia una testimonianza abbastanza importante prego che esperienza ha di false informazioni fakes e bufale che abbiano come oggetto la salute ma parecchie, perché di storie che riguardano la salute ne, ne girano tantissime su internet da, da molto tempo. Eh, si passa dalle, dalle pseudomedicine ai rimedi apparentemente credibili, per esempio, giravano delle istruzioni per salvarsi in caso di infarto che erano in realtà fasulle. Uh, oppure ci sono delle vere e proprie ciarlatanerie, come qualche tempo fa andavano di moda questi braccialetti da indossare che avrebbero migliorato le prestazioni sportive, l'equilibrio. In realtà i test hanno dimostrato che no, è, è pura illusione. Quindi, di uh, imbrogli di questo genere perpetuati attraverso internet eh, da lunghissimo tempo ce ne sono parecchi e continuano a nascere. Sempre nuovi, quello che è importante, secondo me, è avere degli strumenti di riferimento per capire quando qualcuno ci sta prendendo in giro o ci sta cercando di imbrogliare su un campo così delicato come quello della salute. È soltanto una questione commerciale, economica, oppure è qualcosa di antropologico? Stiamo cambiando, come si dice, dentro? Ma eh, stiamo cambiando, credo, perché oggi abbiamo un'occasione di comunicazione che prima non esisteva, ossia la rete internet, che permette a tutti di partecipare a questa grande conversazione. Globale, eh, esponendosi anche però al contatto con persone che affermano di avere delle competenze mediche quando non ne hanno. E Questo purtroppo è un rischio. Quindi, quello che ci serve è un po' di attenzione nel chiederci sempre ma chi dice questa, chi propone questa terapia, questa cura lo fa perché ci crede veramente e ha solo quello come prova d'appoggio, la, la sua fiducia in se stesso o ha delle prove oggettive dell'efficacia dell di quello che propone. Quindi, un po' di attenzione a valutare la qualità delle fonti. Ci sono persone che lo fanno per l'entusiasmo, quindi perché credono veramente quello che fanno, pensano che ci possa essere una, qualche Terapia facile per risolvere le gravi malattie, altri invece lo fanno per pura ciarlataneria, sapendo quindi di mentire. Purtroppo è difficile distinguere perché molto spesso chi lo fa professionalmente lo fa con, uh, usando il gergo della scienza in modo improprio, parla di energie, di vibrazioni che in realtà sono termini tecnici che avrebbero un senso ben preciso, ma li usa a sproposito per indicare chissà quali poteri taumaturgici. Eh, quindi. Consiglio sempre di fare riferimento a fonti mediche autorevoli e chiedere sempre le prove. Quando qualcuno dice questo braccialetto, questo prodotto, questa medicina risolve, fammi vedere quali sono i casi documentati scientificamente e chi del fatto è che funzioni. C'è una sua operazione di debunking, di demistificazione eh, particolarmente efficace che in, in questo campo? Ha fatto qualcosa di particolarmente rilevante o di particolarmente soddisfacente per lei? Ma devo dire che uno dei casi che mi è, mi è piaciuto di più è stato quello dei uh, di, di braccialetti, cioè il Power Balance, che era uh, un, appunto, uno di questi braccialetti magici che dovevano uh, con il semplice potere di un ologramma uh, risolvere ogni sorta di problemi e migliorare le prestazioni sportive. E poi si è visto che non era assolutamente vero, ma è stato molto interessante vedere la reazione delle persone, perché uh, spesso eh, ci si trovava con persone anche qualificate sportivi mi eh, ricordo alcuni piloti di Formula 1 indossavano questo braccialetto e mh, vedere come eh, queste persone una volta che si vedevano dimostrate il fatto che si trattava soltanto di un'illusione eh, si trovavano a disagio eh, ed è molto interessante proprio capire che tipo di reazione psicologica si, si, si produce nelle persone che credono a queste cose, non è una questione di cultura, di educazione, di eh, preparazione accademica. Questo genere di pseudomedicina tocca delle leve sentimentali, emotive molto molto delicate, molto potenti. Eh, capita a tutti di avere una persona a noi vicina che sta molto male e che quindi accetterebbe un patto col diavolo pur di avere una terapia che funziona. Purtroppo su questa emotività molto spesso si innestano dei veri e propri truffatori. Ecco, eh, ma direi che è abbastanza interessante. La vedo particolarmente agitata, però prima di passare a lei, volevo tornare dalla, dalla Cremaschi. Leve sentimentali particolarmente potenti? Eh sì. Quando si parla della nostra salute, quando si parla del corpo, del rischio, del rischio di morte, è chiaro che tocchiamo delle corde che fanno partire le emozioni più profonde dentro di noi. Se poi questo è rivolto alle persone che ci sono care, in particolare i bambini, ancora di più i genitori sono assolutamente suscettibili e vulnerabili. Dietro questo è vero purtroppo che ci sono anche un po' di truffatori, cioè poi, ci sono delle persone che sanno bene come Pas usare. Pasqualini, voi vendevate i braccialetti... No, no ecco questo, questo tipo di bigiotteria, poi alla fine, eh, che, che, che diffusione ha? Viene richiesta, vi, vi chiedono anche se funziona, magari no, anche no, eh, nel senso che eh, quelli lì sono. No, non saprei neanche io come definirli eh, da un punto di vista di classificazione merceologica. perché non è un dispositivo medico, non è nulla di tutto ciò. È, è un qualche cosa che si vende su internet. Come su internet si vendono tante cose. Eh, io eh, sono uno di quelli che ritiene che eh, la medicina è un qualcosa che si fonda su dei numeri, casistica. Quindi giustamente il dottor Pecile prima eh, ha tirato fuori dei numeri e io eh, dire, devo per forza dire che Tenere effettivamente conto. va tenuto conto di questo, perché altrimenti poi si perde un po' l'obiettivo. no? Ecco. Quindi per me la medicina è casistica. Punto. La teoria del greggio. Eh, cioè i like non, 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 non sposta. Non, no, non... Il mio modo di vedere. Ma non è una teoria no, quella no. del gregg, è un'evidenza. È un'evidenza. È un'evidenza. Eh. Cioè dobbiamo cominciare veramente a distinguere tra le evidenze certo. e tra le opinioni. E se si, se si interloquisce tra chi porta evidenze e chi porta opinioni c'è l'incomunicabilità. Caro eh, Terasso, caro Terasso, par non parliamo neanche <ride> di questo. Lei male. parla con me ma si riferisce alla sua, eh. alla sua vicina eh. di banco. Sì. Di banco. <ride> di banco. <ride> di banco. Posso? Facciamo Posso. una domanda al signore del CICA che è un pezzo che sta ascoltando oh, pazientemente no. le nostre cose. Allora, quali, eh, quali possono essere i fattori che sbilanciano? No? Perché poi, in tutte le no, cose, no, in gior nel giornalismo, sangue, soldi, eccetera, nel, nel, nell'internet ci saranno fattori che sbilanciano verso il falso, verso il clamoroso, sì, verso secondo, il curioso. Secondo la mia, diciamo, la mia osservazione, la mia esperienza, che tra l'altro nasce prima che scoppi tutto questo bailam. Il Bailam scoppia verso l'autunno 2015, ma noi da anni osservavamo questi, questi, questi fenomeni, no? E a un certo punto alcuni di noi si sono convinti che, almeno in riferimento a certi temi più sensibili, non alla costruzione dei ponti, ma magari appunto salute, ambiente, infanzia, energia, non solo per il cittadino è difficile distinguere il vero dal falso, almeno quando diciamo i temi possono essere difficili e complessi ma addirittura ci sono dei fattori che sbilanciano a favore del falso perché ovviamente giocano molto i sentimenti come diceva la vicina psichiatra per cui ci sono de degli argomenti che sono molto convincenti io, io lo chiamo l'argomento dietrologico assoluto quando una persona parla e sostiene le posizioni della scienza, della razionalità, delle istituzioni scientifiche, l'OMS e anche di quelle politiche, perché dovrebbero riferirsi all'OMS, no? il ministro della salute, anche se ignorante, dovrebbe riferirsi all'Istituto Superiore di Sanità. Beh, chi sostiene queste posizioni? Viene accusato di essere di parte, pagato, sospetto, c'è un po' la cultura del sospetto. Sta facendo la vita. No? Eh, facciamo, siamo esperti di fare le vittime, no? <ride> <ride> Invece chi sostiene una posizione alternativa è un puro, no? Questo è uno dei possibili fattori che sbilanciano. Verso il, il falso. Sì, poi no. ce ne sono tantissimi, non so, per esempio uno... Tipico che per tornare al filmato del bicarbonato, e dopo chiudo perché ce ne sono 12, è che chi disinforma, chi dice il carbonato scioglie il tumore grosse masse, come il ghiaccio si scioglie, non ha pudore, non ha ritegno. Mentre una persona che parla in ambito scientifico, per esempio, adesso io sto parlando come Cicap, in teoria sono sotto esame da parte dei miei dirigenti. No? Cioè, sono sottoposto a paletti, devo stare attento, devo pesare ogni parola, esatto. no? mentre chi invece dice parla in libertà, ecco, Par questo, parola eh, parola non ricerca. è giusto, non è una lotta a darmi pari, voglio dire. quindi ecco perché <ride> perdiamo, come dice Vincenzo della Mea. Perderemo sempre, non è una, una lotta da mi pari, perderemo la guerra, però forse devo vincere qualche battaglia. Ecco, questo <ride> spero. No, che... però... Vabbè. Signora Ambra, prego. Io che pensavo che fosse il contrario. Comunque, eh. Eh, eh, secondo me è da, è da capire ancora che cos'è. Che cos'è la scienza a questo punto che cos'è credibile? Perché esiste no, una la, legge No, no, esiste una legge, la legge 210 del 92 che risarci, indennizza i danneggiati da vaccino o da trasfusioni, sono 630 solo per le vaccinazioni. Quindi vorrei. 630 in tutta Italia? Da, sì, aspetti. Vorrei far presente che per riuscire, a parte in tutta Italia, che a me basta uno, si parlava di inutili, no, no, la mia famiglia è però... è tutto. Quindi, a me, delle speculazioni scientifiche, nel momento in cui si parla di mio figlio, buona la prima, io non ho un altro figlio, anche se ho due figli, non ho due possibilità, deve essere buona la prima. Quindi, a me interessa veramente soppesare coscienza e coscienza quello che è. Non mi interessano le speculazioni di complottismo o quello che non mi interessa. A me interessa la salute di mio figlio. Quindi, nel momento in cui esiste una legge che tutela, Indennizzi inden i danneggiati da vaccino significa che la vaccinazione può produrre dei danni. In che forma e in che misura è da chiarire perché la farmacovigilanza attiva è veramente resistente a eh, riuscire a riconoscere dei danni da vaccino. Quindi io mi dico, e visto che si parla tanto di eh, proteggere no, l'effetto gregge, parliamo allora anche di, eh, di quanto ci sia il contagio, visto che nella stessa legge 210-92, articolo 1,4 parla di indennizzi anche eh, dovuti a soggetti non vaccinati. Vaccinati che vengono a contatto con vaccinati che di recente siano stati vaccinati virus vivo. Quindi vorrei dire: nel bugiardino del, eh, del MPRV, con, quindi il morbillo partito Rosolia Varicella, dice, riporta che i soggetti recentemente vaccinati devono stare per almeno sei settimane a distanza, lontani da eh, soggetti immunodepressi e donne in gravidanza che non abbiano contratto la patologia. Per gioco forza, nel 2017 l'OMS, quindi non penso io che vengo squalificata solo perché non ho una in medicina, ma di, delle mie figlie. Sono completamente titolare e responsabile nel 2017 in Siria c'è stata un'epidemia vaccino derivata. Allora, se vogliamo e parci, avendo già citato il morbillo, nel caso del morbillo in Mongolia, dove l'effetto greggio è risultato inesistente, ma c'è anche in Quebec e cioè, vediamo adesso con la vaccinazione anti-influenzale che c'è un medico. No, a Titoloni, l'80% dei suoi pazienti era già vaccinato. Allora, mi faccio delle considerazioni. Allora, se il vaccino ne faccio una sola di, perché esatto, altrimenti si lei, sta lei è un, fiume, si sta è un parlando, fiume in piena e sta, sta, sta parlando di prevenzione io mi chiedo, secondo me non è vero che si devono sempre solo adurre, a prendere farmaci per poter stare in salute c'è un concetto fondamentale che qua è inesistente che è la prevenzione primaria, il primum non nocere io quello sto studiando bene, specie eh, del, del colore delle gote vedo che no, ha no. qualcosa da dire e sempre, sempre per fare le pulci alla carissima interlocutrice Punto primo, se lo Stato italiano riconosce il danno da vaccino è uno Stato serio, perché il vaccino è una medicina ed è vero che può dare effetti collaterali. Questo stabilisce e sancisce la serietà di uno Stato che riconosce che se uno ha un danno da vaccino debba essere risarcito. Punto primo. Punto due, finalmente qualche giudice, no, non tantissimi, ha dovuto ribaltare delle sentenze. Che condannavano lo Stato a pagare e a risarcire perché? Perché fino a pochi anni fa, mettiamoci dei panni di una famiglia che ha un bambino cerebropatico e che attribuisce la causa della cerebropatia al vaccino. Potremmo parlarne fino a domani mattina, ma non si può semplicemente dimostrare che se oggi ha fatto il vaccino e domani ha l'encefalopatia sia colpa del vaccino. Questo non è un modo serio di ragionare, ma lasciamo perdere. Ebbene. Sa come viene, fatto, viene istruito un processo, c'è un giudice che chiama il CTU, il CTU è, è uno che, eh, che racconterà al giudice che forse sì e forse no, e il giudice giustamente, anche perché per, per buona anima, Cosa gli costa dargli un miliardo a una, a una famiglia che, ha, che è già toccata così pesantemente dal destino? Voglio sostenere che molte sentenze sono state fatte così, con questo spirito, non perché sia stato dimostrato la relazione causa-effetto. Punto due, una precisazione fondamentale. La questione della diffusione della malattia da, dai, dai vaccinati eh, è una grande bufala. E le spiego, no, le spiego, no, 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 calma, calma, perché se no, se no mi arrabbio perché le evidenze <ride> sono le evidenze. Allora, allora calma, eh. Allora, I vaccini virus vivi attenuati nel quadrivalente sono quattro: Morbillo, parot parotite, rosolia e adesso la varicella. Non c'è una dimostrazione nel mondo di trasmissione delle prime tre da un vaccinato a un, a un vergine. Ci sono stati sei casi, sei casi di trasmissione di varicella, sei casi, dopo vent'anni di esperienza di vaccini, milioni di vaccinati. E allora giustamente, giustamente sui bugiardini dicono tutto, perché se un medico... I bugiardini non acento. sono i bugiardi piccoli, esatto. sono. No, il biglietto Ma delle... certo, ma certo, eh. la casa farmaceutica è tenuta a riportare tutto quello che gli viene riferito. Da questo a dire che, che questo causa sempre o talvolta e, e ne, ne passa. Allora, sulla varicella ci sono stati sei casi. Già detto tant'è vero che dicono. Io che... tento ancora una volta di spostare l'attenzione sì. e, e cerco di mandare il filmato che riguarda Federpharma perché la questione dei farmaci non è assolutamente indifferente. Poi lo commentiamo con Pascolini. compra le pillole per dimagrire online perché non le trova in farmacia. È convinta che siano assolutamente naturali. In realtà non lo sono affatto. Luca compra online i medicinali di cui ha bisogno perché, non avendo la prescrizione medica, non può acquistarli in farmacia. Compra nei sexy shop i farmaci per migliorare le prestazioni sessuali perché si vergogna di andare in farmacia. Il proprietario del sexy shop, però, li acquista online. Tony, su consiglio dei colleghi, compra online dei farmaci miracolosi che non sono in vendita nel suo paese. Ecco, questa era un po' terroristica, mi è sembrata la cosa, però insomma morivano tutti questi qua, cioè è incredibile. No, era una, una brochure drammatizzata, insomma, no? abbiamo cercato di renderla più potabile dal punto di vista televisivo. Eh, Pascolini, allora, ho visto che ridacchiavate. Cos'è che spinge una persona a non presentarsi in farmacia? Cominciamo fuori il dente e fuori il dolore. Dai. Allora, eh, diciamo intanto che queste, queste, queste immagini vengono da un progetto eh, che è appunto europeo, che è il FECShare, che eh, sta semplicemente a sottolineare. Infatti. Eh, in qualche maniera pubblica eh, sul, su internet il resoconto di storie vere, poi, di soggetti che effettivamente sono stati gravemente danneggiati dall'acquisto... Eh, mi fino alla morte mi pare più farmaci. danneggiati di così. Ah, ecco. Per cui non era un voler drammatizzare una situazione che effettivamente è assolutamente pericolosa. Perché? Perché intanto... Tutti i farmaci, e voglio ribadirlo, che necessitano di ricetta medica non possono essere acquistati via internet. Quindi, chi lo fa, eh, prima di tutto eh, fa qualcosa di illegale e poi eh, rischia di assumere dei prodotti effettivamente tossici, perché magari scaduti o contraffatti. Questa è la. Ora, eh, tipicamente i farmaci che vengono Eccoci acquistati eh, online sono farmaci diciamo con delle finalità eh, ludico-ricreative, <ride> un eufemismo coi fiocchi, okay, per cui eh, tipicamente per la disfunzione erettile, piagra, cialis, eh, cialis, tutti gli inibitori ah. della 5-fosfodiesterasi, uno, uno, uno si vergogna e cerca uno si vergogna ma eh, oppure tipicamente non ne ha bisogno no? perché molto spesso poi questa tipologia di prodotti che sono appunto gli inibitori della 5-fosfodiesterasi, eh, che sono prescritti eh, in caso appunto di disfunzioni di un certo tipo qualche d'uno li utilizza invece per cercare di migliorare delle performance per cui alla fine il medico evidentemente quando va a chiedere eh, di farsi dice, chiedere gli il gli dice anche caso, no, non anche è il no, caso, ecco eh, questo io. è, poi ci sono eh, come ha riportato l'esempio anche i casi invece di eh, dimagranti, cosiddetti dimagranti sì, perché poi all'interno rientrano anche degli anoressizzanti per cui farmaci estremamente pericolosi no? E quindi eh, anche lì la, 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 la persona che intende eh, avere un calo ponderale immediato, allora invece che rivolgersi al proprio medico per cercare di comprendere qual è la strada più veloce, che poi non è detto che sia quella farmacologica, no? per diminuire il peso, si rivolgono invece a questo mercato che, torno a dire, eh, ha davvero creato dei grossissimi problemi. Ho capito. Eh, Cremasi, questa cosa delle diete fai da te, no? Evidentemente dietro c'è un modello culturale eh, così un po' centrato. Ecco, lei che esperienza ha di questa di? Di que eh, esperienza purtroppo ne ho tanta perché tra i ragazzini e soprattutto le ragazzine, eh, questo è un tema che viene molto sobillato, viene molto accentuato dall'attenzione anche dei media, no? eh, Per cui vengono proposti dei modelli assolutamente inarrivabili, irraggiungibili e non uh, fisiologici. E eh, nella fase di maggiore bisogno di essere accettati, di essere accolti, di essere graditi agli altri, i ragazzi ci cascano. Ho capito. Per Internet ha dei... qualche ruolo in questa cosa? Eh, accentuato a... Sicuramente ha fatto questi forum tra persone senza nessuna eh, competenza scientifica, ma che da soli si raccontano le cose come se fossero. Quelli che hanno trovato le soluzioni magiche sono importantissime e soprattutto su questo tipo di ragazzini hanno un grandissimo effetto, no? per cui eh, incrementano, aumentano e raccontano qualche volta sapendo di mentire, altre volte perché una racconta la sua esperienza e crede di, di poter esternare tranquillamente tutte le sue sensazioni, però in questo modo inducendo altri questa è una cosa molto grave, però volevo raccontare una cosa che alleggerisce un po' il clima rispetto alle cure fai da te, quando io ho iniziato a fare la pediatra, o parecchi anni fa, all'inizio degli anni Ottanta, lavoravo nelle valli bergamasche in alta montagna. Ho oh, andava... visto su internet che i cremaschi praticamente sono, stanno sono... monopolizzando la vita politica quasi, del, del, sì, del bergamasco. Ormai... Chiusa parentesi, <ride> prego. Buone. Allora, le cose che mi ricordo di più che mi avevano colpito erano la collana d'aglio per far passare i vermi, Ah, la collana d'aglio sì. ma non l'aglio mangiato che forse potrebbe avere anche, anche un chiaro. qualche senso no? <ride> ma metto la collana e già l'odore dell'aglio caccia i vermi e ancora più bella secondo me la cotenna di lardo passata su una verruca poi sotterrata in un incrocio a un metro di sottoterra all'incrocio di due strade il tempo che eh, serve per la degradare ducato. la cotenna sarà il tempo <ride> necessario <ride> per far passare la verruca se leggiamo Ton Sawyer ritroviamo tante cose di questo tipo, no? Cioè ci sono nelle culture di tutte le nostre tradizioni delle azioni che in qualche modo l'uomo è portato a fare perché pensa che possano indurre qualche effetto miracoloso. Allora io credo che il braccialetto abbia un po' lo stesso effetto della cotenna messa sotto l'incrocio. No? A casa mia è arrivato, certo, cioè, nessuno ci credeva, però tutti sportivi e alla fine 3 su 5 avevano un braccialettino dicendo sì sì, è una scienza, però... Tanto, tanto che ce l'ho lo tengo, no? Non ho capito, eh vabbè, non ho capito. parte della magia, <ride> si, va bene. Si parla di, se non è dannosa, va bene, Si insomma. parla di nuova superstizione digitale e di neo oscurantismo dei social, però se ne parla dopo la pubblicità.